Ciao a tutti, io sono Simone e oggi vi voglio parlare di una cosa che interessa un po' a tutti coloro che fanno video su YouTube, cioè quale attrezzatura utilizzare quando si va a fare un video su YouTube, ma soprattutto l'attrezzatura che serve per fare un video tipo quello che sto facendo io adesso, cioè stare davanti alla telecamera, chiacchierare con il pubblico che hai davanti e così, insomma. Quindi ho preparato ben quattro punti chiave che vi aiuteranno a realizzare i vostri video in maniera professionale. La prima cosa di cui avrete bisogno è la camera. La camera è molto importante per quanto riguarda fare i vostri video, perché sarà quell'oggetto con cui andrete a registrare. Quindi acquistare una buona camera vuol dire anche avere un'ottima qualità nei video. Esistono varie tipologie di camere, tra cui le reflex, le mirrorless, le compatte. E più sarà alta la qualità della vostra camera, migliore sarà la qualità del vostro video. Io personalmente vi consiglio una reflex. Una reflex per il semplice fatto che io ho iniziato con le reflex e sto continuando ancora con le reflex, quindi non posso né consigliarvi una mirrorless né una compatta. A mio avviso le compatte non sono molto buone per girare video. Vanno invece molto le mirrorless, che però io non ho avuto modo di provare, ma so che c'è la Sony che sta buttando sempre fuori macchine nuove come la A7S, mi sembra, è uscita anche la Mark II adesso, non ne ho idea. Comunque, io personalmente vi consiglio una reflex. Ok, quale reflex? Beh, la migliore che potete permettervi. Io personalmente ho una 7D, ma so che non è economicissima, ma neanche così costosa, ma io lo faccio anche per lavoro e quindi finché ci sono uso la stessa macchina con cui uso per girare i miei video, quelli video matrimoniali, video fiere cosplay e così via, insomma. Mentre una reflex che vi consiglio caldamente, che non costa nemmeno tanto, è la Canon 600D. La Canon 600D ha una cosa che io non ho mai pensato quando ho preso una macchina fotografica, cioè lo specchietto che si gira, che lo puoi girare e ti puoi vedere in tempo reale cosa stai facendo e cosa stai dicendo, insomma. Sai, no, cose molto importanti per quando sto facendo un video di questo tipo. Un'altra macchina che vi consiglio caldamente è la 70D, sempre della Canon, che non ha proprio un prezzo abbordabile, però ha una cosa molto figa che è l'autofocus dual pixel CMOS. Che cos'è? È praticamente ha il rilevamento del volto e ogni volta che tu indietreggi oppure avanzi, insomma, fai dei movimenti che comunque non permettono di essere messi a fuoco manualmente e senza un operatore dietro. E appunto questa macchina dispone di questa funzione che ti mette a fuoco automaticamente, questino di parallasse. Ah già, una cosa che non vi ho detto, e se potete, se ne avete la possibilità, prendete una macchina a sensore pieno, cioè 35 mm. Questo perché? Beh, perché prima di tutto la profondità di campo sarà molto ma molto migliore quando alzi l'ISO. E il rumore si sente molto ma molto meno rispetto a una APS-C, e infine è chiaramente molto più figa. Secondo punto da andare ad analizzare oggi sono gli obiettivi. Bene, allora, scommetto che ognuno di voi che gira con una reflex oppure abbia una reflex abbia anche il 18-55. Ah, 18-55, no, aspetta, non usatelo. Non usatelo, credetemi. Ho esperienza con quell'obiettivo, ho bruttissime, bruttissime esperienze con questo obiettivo, a parte che è un plasticone che, cioè, no. Ma poi comunque è un obiettivo brutto, cioè, ogni volta che fai una zoomata, ad esempio, il diaframma si chiude sempre di più perché non ha un diaframma stabile, non ha un diaframma fisso, e quindi già di per sé 3,5 di diaframma non è molto aperto come diaframma. Se poi ogni volta che fai una zoomata tipo a 55 mm ti deve chiudere il diaframma fino a 5,6, capite che insomma non è proprio il massimo, ecco. Quindi per fare video su YouTube, allora diciamo che è passabile, perché poi la mia opinione, essendo filmmaker, so che appunto quell'obiettivo lì fa schifo, cioè, perché obiettivamente fa schifo. Quindi prendetelo, usatelo come vi pare, l'importante è che non lo usiate sulla vostra macchina fotografica, perché sennò io vengo a casa vostra e vi lincio.
Un obiettivo invece che è molto molto buono e che costa all'incirca 100 euro, cioè neanche tanto, è il mitico cinquantino F1.8. Bene, questo salva la vita, signori miei. Perché salva la vita? Beh, prima di tutto perché è 1.8, cioè F1.8, dove lo trovi un obiettivo F1.8 che costi 100 euro? Io non lo so. I pro, allora, vabbè, abbiamo già detto F1.8, ha 2.8, è molto ma molto nitido, ha una buona nitidezza e quindi è ben usabile. Costa poco, è leggero, più di così. Mentre i contro sono che a F1.8 non è molto buona, fa molto fatica a mettere a fuoco. È fatto tutto in plastica, quindi è un attimo che prendi una botta oppure ti caschi per terra che appunto si rompa. Però detto ciò, cioè, io sono rimasto molto ma molto soddisfatto da questo cinquantino, anche perché l'ho usato per molto ma molto tempo e adesso, dopo circa 3 anni di utilizzo, sta iniziando ad avere i suoi acciacchi, diciamo, che ad esempio che non mi mette bene a fuoco in determinate aree che io vorrei che fossero a fuoco, ma invece non me le mette a fuoco. Ma comunque in tutto ciò è molto meglio del 1855. E mentre in ultimo, se avete veramente tanti tanti soldi da spendere e non sapete che obiettivo prendere, l'alternativa che vi consiglio è il 2470 f2.8. Quello direi che è il top di gamma e con quello potete anche fare ciao, me ne vado in Svezia, in Finlandia e ciao, insomma, ciao. No, vabbè, a parte gli scherzi, il 2470 è un ottimo obiettivo che io ancora non sono riuscito a prendere da professionista perché costa 2000 euro e io 2000 euro non ce li ho da spendere, purtroppo, ma un giorno ce la farò, ve lo prometto. Mentre una valida alternativa che secondo me vale veramente la pena di comprarlo è il Tamron o il Canon, adesso non mi ricordo, penso che sia il Canon 1785 o 1755, no, il 1755, che è molto molto buono, non è un plasticone come il 1855, è un ottimo obiettivo e copre un bel range di focale, ecco. E ora passiamo al cavalletto. Il cavalletto sarà quella cosa che vi sosterrà la camera mentre state registrando, quindi niente più libri, niente più scrivanie dove appoggiare la vostra macchina fotografica, ora ci avete il cavalletto cinese. Ebbene sì, il cavalletto è veramente una parte fondamentale se volete fare video su YouTube come sto facendo io adesso, cioè parlando davanti a una telecamera. Questo perché metterlo su una pila di libri oppure, non lo so, su qualche mobile storto, così, non è proprio del tutto appropriato. Metti che appunto i libri non siano molto stabili o che cavolo ne so, comunque vi cada la macchina fotografica, avete perso un bel po' di soldi e un bel po' di speranze, ecco. Ma comunque non vi preoccupate, perché i cavalletti di norma non costano tantissimo. Si può andare dal cavalletto cinese che costa 15-20 euro, che io oltretutto consiglio per questo genere di video, fino ad andare al manfrotto super mega iper pro da mille migliaia di euro che lo usano per fare video professionali. Vabbè, quello non vi serve se dovete fare dei video così. Quello che sto usando io in questo momento è un Konus, appunto preso dai cinesi, che l'ho pagato all'incirca 15 euro più o meno. Dopodiché sono passato a un Manfrotto B-Free, che è appunto la linea Manfrotto, la linea più buona che potrete mai trovare in commercio. Il Manfrotto B-Free è veramente molto comodo e utile perché, appunto, prima di tutto è molto piccolo, è ripiegabile su se stesso, però quando lo apri è alto, è circa 1,75 m, 1,80 m, quindi è decisamente molto alto. Io l'ho usato quando sono andato in Norvegia, quando sono andato a fotografare l'aurora boreale, e devo dire che mi sono trovato veramente bene. Anche per l'imbarco con l'aereo non ci sono stati problemi, quindi direi che un cavalletto migliore di quello, anche per viaggiare, è difficile da trovare. Io comunque ve lo consiglio molto, anche se costa 150 euro, sì, più o meno. Ma in ogni caso, comunque, se la vostra intenzione non è quella di fare video professionali oppure fotografie iper mega così, vi consiglio caldamente un China, che comunque con 15-20 euro te la cavi. L'ultimo punto che analizzeremo oggi sarà il microfono esterno.
il microfono esterno è veramente, non dico una delle cose più importanti, però è un punto a favore per il vostro video. Quando voi prendete in mano una fotocamera o una videocamera, quello che sia, e iniziate a registrare, il microfono interno che ci avrà la vostra fotocamera farà schifo. Questo per il semplice fatto che è un microfono che è integrato in una fotocamera, che prende tutti i vari rumorini e che, se per caso la stanza è molto grande e c'è un grosso eco, un grosso rimbombo, non si capirà niente. Quindi vi consiglio caldamente di investire i vostri soldi anche su un microfono esterno. Sì, lo so, può sembrare una cosa che non sia indispensabile, ma credetemi che il microfono esterno fa la differenza da così a così. Quindi ve lo consiglio veramente tanto. Il mio microfono esterno che ho installato in questo momento sulla mia fotocamera è un Rode VideoMic Pro. È un microfono direzionale, cioè in base a tu dove ti trovi e in base a dove posizioni il microfono, praticamente tu dovrai stare frontale a lui per far sì che il suono gli arrivi diretto e non dai lati oppure da dietro. Cattura i rumori solo quando li stai davanti, solo quando li sei di fronte. Ad esempio, se io provassi a parlare da questa posizione, noterete che l'audio sta cambiando notevolmente. E io più mi allontano, più non si sentirà niente. Quindi, come potete vedere, la differenza col microfono c'è ed è sostanziale, diciamo. Adesso vi farò sentire delle prove con e senza microfono. Ok, questa è la prova con il microfono Rode VideoMic Pro. Bla bla bla, prova. E questa è la prova senza il microfono Rode VideoMic Pro. Bla 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 bla, prova. Come avete sentito, la differenza c'è ed è anche abbastanza evidente. Io vi consiglio questo Rode VideoMic Pro. All'incirca costa intorno ai 150€, 180€. Ovviamente ci sono anche le alternative, come il Rode VideoMic, che è la versione precedente del VideoMic Pro, che costa intorno agli 80-90€. E comunque buono anche quello, oppure anche i microfoni della Sennheiser, che dovrebbero costare anche loro intorno tra i 60 e i 100€, se non mi ricordo molto bene. Poi vabbè, non ho parlato di illuminazione, di luci esterne, perché appunto neanch'io le ho. Io uso due lampade e basta, cioè non ho softbox, non ho ombrelli con luci, e l'unica cosa che posso dirvi è: più illuminati siete, è meglio è. Comunque, questo per oggi è tutto, e spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato di grande aiuto per quanto riguarda l'acquisto della vostra attrezzatura video. Lasciate un mi piace e un commento qua sotto per qualsiasi domanda. Vi lascio anche il link qua sotto in descrizione, se volete seguirmi sulla mia pagina Facebook, su Twitter e su Instagram. Seguitemi anche sul mio canale principale, Simone Chierici Videomaker, dove pubblico tutti i miei video principali, diciamo, di quello che faccio e quello che è il mio lavoro, appunto. E niente, detto ciò, noi ci vediamo in un prossimo video.